Cabina di regia, la numero 5, Deborah Carangelo, completano quindi il quintetto, la 24 Jones, la 14 Kasmarzik, insieme a lei anche, adesso fatichiamo anche a darvi il numero, la numero 21 Hollingshed, e chiude la numero 1 Ivana Raza, con Rasa che vede lo spazio per andare fino in fondo, layup praticamente equivalente. Sì, tra l'altro stanno anche cercando molto di trovare il canestro più semplice, anche se fino adesso è stato preso solo un tiro. L'anticipo di Francesca Pasa che va a togliere il limite del fallo. Intanto Eliana Ruppert va fino in fondo. Sentito proprio che ha iniziato a rumoreggiare, poi è arrivato anche l'errore appunto di Loren Cox. Allora Togliani per Hollingshed, il land off con il cambio sistematico, adesso c'è il mismatch sotto proprio per la portoricana, poi viene cambiata la difesa con Loren Cox su di lei, marca veramente brava, e soprattutto se riesce a mettere i piedi fronte canestro è una giocatrice molto insidiosa. Intanto la tripla per riportare a meno 4, allora si va da lei Peters contro Toffolo, gancio alla Radoslav Nesterovic, me amo, e a corso di distanze da colei che ha 7 punti, ovvero Cecilia Zandalasini, 7 punti come Rasa. Intanto qui backdoor perfetto di Toffolo che poi prova Jones che si sblocca e torna a meno 2, discrepanza di quasi di poco più di un secondo tra i due cronometri. Allora Zandalasini che vuole provare lei a chiudere questo primo tempo, cambia la difesa, ora c'è Kasmarzik sulla numero 24, il step back di Cecilia Zandalasini, fallo. Diciamo che la Virtus li necessita in modo importante, anche Sassari, però sicuramente la Virtus ha in terzo quarto totale confusione in questo momento. Sono d'accordo con te Giulia, con Toffolo, poi anche merito della Segafredo che sta veramente stringendo tantissimo in difesa. Qui la sfortuna non premia Rasa, dicevo appunto due dimensioni diverse tra le giocatrici di Sassari e della Virtus, e la Virtus sta andando solo a cercare la palla sotto. Ci prova anche Toffolo sotto canestro, poi attacco di nuovo confusionario. Sì, anche questo tiro. E però recupero. Ma dimenticata Sante un'importante dimensione fisica, sì, in campo, mettendo a lei Peters da numero 3. André, questi 14 secondi. Sì, diciamo che hanno saltato un blocco. Sono andati a prendere la palla che non stava venendo bene lo schema. Intanto crudo dentro per Kasmarzik. Ci alla prova. Fine deve tirare, e va a segno. Attacco Kasmarzik che non gli viene consegnato il pallone per l'anticipo di Zandalasini. Transizione, questa è l'arresto e tiro. Vedete voi, intanto ovviamente ha fatto una cosa bellissima e preziosa in difesa Olbis André, beh, lo fa spesso, posso dire. Sì. Niente di nuovo. Dojkic trova il varco. E ancora sotto canestro. Con Dojkic il blocco di André non viene preso benissimo il blocco. Ancora Dojkic per Peters che vede il varco per la penetrazione. Si fa spazio, sbaglia, però è praticamente un altro. Vince questa partita. Convince per quello che sta mostrando in questo finale di campionato di regular season, una grande partita.